pratica adesso poi i particolari sono nel bando stesso. Noi avevamo già approvato uno schema di convenzione tipo che abbiamo portato in consiglio comunale. Il bando invece chiarisce gli aspetti di come deve essere fatta l'offerta e sulla base dell'offerta che riceveremo affideremo una commissione che sarà nominata dopo la scadenza della gara, per la presentazione della gara, stabilirà la migliore offerta. È un'offerta economicamente più vantaggiosa perché parla di un'offerta tecnica e di un'offerta economica. La parte tecnica ci sono delle condizioni che vengono richieste naturalmente nella direzione del risparmio energetico soprattutto, e devo dire che questo bando fa da apripista per molti impianti italiani dove c'erano delle vecchie concessioni a gestori del settore, e invece noi siamo capitati con la scadenza della vecchia gestione dove era affidata solo la gestione tecnica. Adesso invece sarà l'affidamento in concessione e ci sarà una convenzione dove gestirà tutto il privato. Come dicevi, in pratica le bollette, quindi il pagamento dell'energia.